stoppa i treni sulla linea storica dal prossimo 1 agosto. Nuova tegola sulla testa dei pendolari che utilizzano i convogli che percorrono la strada ferrata tra Napoli e Salerno. Un regalo sgradito per quanti risiedono nel raggio compreso tra le due grandi città. Queste però non subiranno problemi in quanto si serviranno della linea Monte del Vesuvio alta velocità. Il motivo della chiusura, che probabilmente ricalcherà quella terribile durata oltre un anno per cedimenti all'altezza di portici, è dovuto a dei lavori di ammodernamento della linea. Treni fermi dunque tra Torre Annunziata e Salerno e ritorna l'incubo. Ci saranno degli autobus sostitutivi che rischiano però di essere un'arma a doppio taglio. Sgonfiati dall'assenza di studenti e dalla riduzione di pendolari per motivi di lavoro, dato il periodo feriale, saranno sicuramente presi d'assalto dai vacanzieri della domenica che scelgono i mezzi pubblici per raggiungere le spiagge del circondario. Il timore dei pendolari, che sono costituiti in comitato per la difesa della linea, è che questi lavori possano influire negativamente sul futuro della già martoriata linea storica. Si teme che i lavori possano slittare di alcune settimane, impattando negativamente sulla ripresa delle scuole, ma anche sul rientro al lavoro dopo le vacanze estive di professori, impiegati e operai che si servono del treno per raggiungere le proprie attività. Numerose le operazioni di pressione sulla regione perché vigili ed eviti lungaggini. Appelli rivolti in particolare al presidente Vincenzo De Luca e al capo della commissione trasporti Luca Cascone, che ha rassicurato però sulla programmazione e sulla durata dei lavori. Anzi, ha fatto trapelare che queste attività agevoleranno un potenziamento del servizio a partire da settembre. Si spera non siano solo promesse. Domani intanto a Napoli ci sarà un ulteriore confronto sui lavori e le iniziative da mettere in campo.